Buonasera, benvenuti alla presentazione del libro di Pashem Kawonga, che è qui in prima fila, che saluto. Diamo... Come si dice in Malawi e come lei stessa ha sentito dire al Centro Dream la prima volta che è andata, Takulandirani. Benvenuta, benvenuta, benvenuti a tutti. Questa giornata così calda romana è dedicata al libro di Pashem Kawonga, Un domani per i miei bambini, che esce per i tipi dell'editore PM. L'Africa, per le cronache, è percepita ancora come un problema, anzi direi come un ammasso di problemi. Sto dando anche dei suggerimenti al mio amico Cadalano, da quelli del continente come guerre, pandemie, sino all'emigrazione. Spesso si tratta di evidenti semplificazioni usate per orientarsi nel nostro mondo globalizzato, così complesso, poco decifrabile, che stimolano reazioni di gente spaesata, allontanarsi dall'Africa quasi per proteggersi dai suoi problemi e anche dal contagio. Dando voce invece a chi si occupa d'Africa, come vogliamo fare oggi, in questo pomeriggio, mossi sia da un profondo senso di solidarietà, come è quello del programma Dream, della comunità di Sant'Egidio e di tanti amici che sono qui oggi e che sostengono il nostro lavoro, ma anche chi si occupa d'Africa perché la conosce, perché l'ha conosciuta, perché la ama, come le persone che sono accanto a me, attorno a questo tavolo per presentare il libro di Pashem. Vorremmo dire che la realtà del continente è un'altra, diversa da quella rappresentata in modo allarmistico e rapsodico dalle cronache. Questa lettura impressionistica e pessimistica rimanda più che all'Africa, alla crisi europea e occidentale. Scusate la franchezza, ma credo che dobbiamo renderci conto di come noi europei, di come gli europei tante volte hanno una lettura impressionistica e pessimistica degli altri per esorcizzare i nostri problemi, indicando altrove ciò che è pericoloso o ciò che è sconosciuto. L'Africa invece è molto cambiata rispetto al modello che si ha in mente, e questo ha una conseguenza anche sugli scenari geopolitici globali. Non voglio dire i tanti motivi per cui, elencare qui i tanti motivi per cui l'Africa è cambiata e sta cambiando, e soprattutto i giovani africani stanno cambiando, accenno solo al grande movimento suscitato dalla democratizzazione negli anni che vanno dall'89 al 92, dal fatto che ormai il 40% degli africani non vive più nelle campagne ma vive in ambito urbano. Queste novità, due, ma se ne possono dire molte altre, rappresentano un mutamento radicale che mettono in discussione costumi e tradizioni. I giovani africani oggi sono molto diversi dai loro padri e anche tramite i social network sono molto più globalizzati e inseriti nel contesto mondiale. Ma i giovani africani sono persone, oltre che essere una grande risorsa per il continente, sono persone molto sensibili, sono persone grandi, grandi nel senso umano del termine, che spesso non hanno voce, le cui voci non giungono fino a noi. Per questo sono molto contento che una donna africana, giovane, non giovanissima, ma giovane, certamente di spirito, abbia potuto parlare al nostro mondo attraverso questo libro bellissimo, commovente, di cui consiglio realmente la lettura.
E questo libro è stata per me una sorpresa, nonostante io conosca il programma Dream, è stata la sorpresa di un mondo nuovo che si apre, direi, per usare le parole di Andrea Riccardi, una sorpresa della storia. Dream non è solo un sogno, è anche una sorpresa. E questa sorpresa ci viene raccontata da una donna, attivista di questo programma, la quale si definisce, dà parole al suo essere attivista. Pagina 93 del libro dice: ero un attivista, cioè sono un attivista, una speranza, una risposta ai dubbi e alle paure di tante donne malate. Sono parte di loro, mi sento libera, leggera, potete pure non credermi, ma è la mia storia, sta a voi a costruire la vostra. Queste parole di Pacem vorrei metterle all'inizio di questa nostra discussione. Ringrazio gli ospiti che sono venuti qui a parlare di questo libro, prima di dare poi alla fine la parola all'autrice. E ringrazio innanzitutto Maite Bulgari, che è qui accanto a me, che è nella sua vita ha conosciuto l'Africa, penso anche grazie a Sant'Egidio e a Dream, non solo, ma anche grazie a Sant'Egidio e a Dream, a cui si è legata alla nostra comunità, anche fondando una onlus assieme ad alcuni di noi che si chiama Agenda Sant'Egidio, di cui è presidente, per promuovere e favorire il sostegno delle attività contro la povertà e l'assistenza promossa dalla comunità. Ma Maite, nella sua vita professionale, è sceneggiatrice, è regista, è innanzitutto giornalista cresciuta in Spagna, ha lavorato per il País, per la televisione Canal Plus, ha avuto anche un dottorato di ricerca in filosofia all'Università Ca' Foscari di Venezia. Insomma, conosce bene anche il nostro paese, oltre che l'Africa e la Spagna. Tra l'altro lavora per la RAI, che mi dicono essere, ecco, italiana. Soprattutto Maite è un'amica anche dell'autrice del libro e di tanti di noi. Prego. Grazie Marco. Non sapevo che sapevi tutte queste cose di me, però. Dopo tanti anni. No, però la biografia spagnola non te l'avevo mai raccontata. No. No, sono molto felice di essere qua, perché ho conosciuto Pacem nel 2008, era novembre, e ho fatto un viaggio con la comunità, conoscevo già l'Africa, però era la prima volta che mi confrontavo con un'Africa diversa, che è quella che ho incontrato lì. Abbiamo fatto questo viaggio insieme a un gruppo di persone della comunità di Sant'Egidio, stavamo facendo un filmato. Il film si chiama, perché esiste, Contagio Positivo, e ho incontrato Pacem a Balakka, che è un posto al nord del paese. Sono arrivata a questo centro nutrizionale dove lei stava insegnando a un gruppo di donne del Malawi come alimentare i suoi bambini. Era una donna molto esile, molto timida, apparentemente molto fragile, poi si è svelata una roccia, ma il primo impatto non era questo. Prima di incontrarla avevamo assistito e avevamo filmato un funerale in un altro villaggio vicino a Balakka, ed erano delle immagini molto belle, però colpivano moltissimo, perché era toccare con mano che di AIDS, si muore, e in Africa muoiono tanti. Per cui con questo ricordo abbiamo incontrato, con questa immagine molto presente, ho incontrato Pacem e abbiamo parlato, abbiamo fatto un incontro, un'intervista, lei è una protagonista anche di questo filmato, e in questo incontro lei mi ha raccontato una parte di quello che c'è scritto nel libro, per cui quando ho letto questo libro, e l'ho letto di seguito in 2 ore perché si legge benissimo ed è affascinante, e mi sono commossa come mi sono commossa il giorno che l'ho incontrata, che abbiamo parlato, perché racconta la storia di una donna orfana, che rimane orfana perché i genitori muoiono per l'AIDS, ed è la storia di una ragazza giovane che ha sofferto molto,
che si ammala anche lei, che c'è un matrimonio difficile come tantissime donne africane, non solo africane. Insomma, durante questo matrimonio si ammala anche lei, c'ha due figli, e scoprire che uno è malato di AIDS in Africa è molto difficile, non soltanto perché è una malattia con una condanna terribile, ma perché porti dietro di te o con te lo stigma, per cui è molto difficile confessarlo e trovare, perché rischi che la comunità non ti accetti. Per cui in questo contesto di assoluta solitudine, una difficoltà e una sofferenza immensa, lei incontra la comunità di Sant'Egidio, incontra un gruppo di gente che ha un'idea, un sogno, e che si può fare qualche cosa. Per cui incontra loro, lo racconta benissimo nel libro, io l'ho visto, e questo incontro fa cambiare la sua vita. Una storia, alla fine, una storia di riscatto, perché quando trova che qualcuno si prende cura di lei, che le fa toccare con mano che lei vale, comincia a recuperare la propria dignità, a trovare che c'è un senso e un valore in se stessa. Infatti nel nostro incontro mi colpì moltissimo, e lo racconta molto bene nel libro, lei era molto presa da un compito, che era quello di parlare e assistere gli adolescenti, che in Africa gli adolescenti malati sono un gravissimo problema, perché non soltanto si portano addosso il peso della malattia, ma sono in lotta con un inizio di vita, un futuro incerto. Per cui Pace è... Questo è, me lo ricordo ancora, la sua grinta con cui parlava a questi ragazzi, cercava di dirgli: non siete da soli, io ci sono, così come ho trovato chi si è occupato di me, sono io adesso chi si occupa di qualcuno. Per me è stato un viaggio molto importante e un incontro molto importante con Pace, con le attiviste e con la comunità lì. C'era un gruppo di donne di cui parla anche Pace nel libro, che infatti la solitudine non è soltanto perché scopri che qualcuno, come gli amici di Sant'Egidio, si stavano occupando del programma Dream, ma tra di loro, tra queste attiviste, è nata un'amicizia e un compito che trasmette un'energia incredibile, no? È una speranza di futuro per l'Africa, è una prova di grandissima umanità e amicizia. In questo contesto io ho imparato una cosa molto importante per me, che sembrerà molto banale, però io non sapevo che esisteva l'amore gratuito. Io pensavo che per essere amato uno doveva meritarsi di essere amato, per cui ti devi dare da fare, devi essere molto bravo, devi essere molto capace. E se l'amore è un qualcosa che uno si deve meritare, è un problema, perché prima o poi lo perdi, visto che non sempre sei all'altezza delle circostanze, nonché faticosissimo. Invece con Pace, con tutti gli attivisti, con il programma Dream, io ho scoperto che cos'è l'amore gratuito, che è stato un grandissimo cambiamento nella mia vita. Infatti quando sono tornata a Roma, come raccontava Marco, abbiamo fondato con un gruppo di amiche che ci sono anche qui, Claudia Cornetto, c'è anche Alessandra Fracassi, che la vedo di fondo. Abbiamo fondato Agenda Sant'Egidio per cercare di fare anche noi la nostra parte, perché c'è una frase molto bella nel libro di Pace che dice: c'è chi pensa che in Africa bisogna portare la canna da pesca e insegnarle a pescare. Invece quello che propone il programma Dream, che ha vissuto lei e che ho vissuto anche io in prima persona, è che non soltanto impari a pescare, ma bisogna pescare insieme, perché quella è la parte che fa la differenza. Per cui Agenda è nata con questo desiderio, è stato anche un percorso di amicizia per noi molto bello. Siamo tornati poi in Africa e quando torniamo a trovare i nostri amici africani di Dream e non solo. C'era una parte del libro però che io non sapevo, che quando io ho incontrato Pace non sapevo, quasi alla fine, e mi ha fatto molto piacere scoprire questo. Lei racconta che finalmente è riuscita a trovare il proprio posto nella sua vita, ha trovato il suo luogo, il valore profondo, che non ha bisogno di nessun uomo per trovare che lei vale, che lo ha trovato per
per se stessa, per l'esperienza che ha fatto. Questo non c'entra né con la ricchezza, né con la povertà, né con la geografia, è un'esperienza dell'anima e dello spirito, e quello che più mi rallegra che si vede nel libro è che Pacem è diventata una donna libera, e una donna libera è una grande cosa e una grande conquista. Grazie, grazie Maite per quello che ci hai detto e per questa sottolineatura dell'amore gratuito su cui penso torneremo nel corso della presentazione. Vorrei ora dare la parola a Giampaolo Cadalano, che è giornalista di Repubblica, che è giornalista che ha lavorato, ha un'ampia esperienza professionale in vari giornali settimanali, quotidiani, con cui ha collaborato, è anche autore di un libro, Skinheads, un saggio sul neonazismo in Italia e in Europa, ma soprattutto un grande conoscitore del mondo, dell'Africa. Ha visitato anche lui il programma Dream in Mozambico, credo, non in Malawi. Sì. Parla molte lingue, tra cui il sardo. Prego. Grazie, grazie di essere qua prima di tutto. Quello che Marco non ha voluto sottolineare è che ultimamente mi sto occupando soprattutto di guerre. Afghanistan, prima l'Iraq, Libano, insomma sempre cose, Sudan da poco. Come facevo a resistere alla tentazione di venire a parlare di un libro la cui autrice si chiama Pacem? Non era possibile, assolutamente. Era chiaro che dovevo venire, per forza. E quindi mi sono letto di corsa questo libro, libro tra l'altro divertente, scritto in maniera molto sciolta, molto, molto coinvolgente, ma soprattutto è un libro vero, che parla di un'esperienza diretta, di una senza ipocrisie, senza veli, proprio senza mezzi termini. E in questo libro ci sono diverse cose che mi hanno colpito, perdonatemi se vi sottoporrò le mie riflessioni in maniera disordinata, ma sono cose che mi hanno fatto pensare. Marco mi ha presentato come un grande conoscitore d'Africa, bene, non serve a niente, non serve a niente essere conoscitori d'Africa, magari lo fossi veramente, ma insomma, diciamo che ciò interessa senza dubbio, però non serve a niente perché i giornali italiani non sono interessati, non si incuriosiscono, meglio ancora se quello che vediamo in Africa conferma i luoghi comuni, quindi possibilmente massacri, possibilmente qualcosa di selvaggio, niente di crescita, niente di anche di sviluppo. Quelli che l'hanno capito, gli altri, cioè in questo caso i cinesi, stanno conquistando un ruolo che gli occidentali non riescono a conquistare in Africa perché hanno perso l'occasione e forse troppo tardi. Quindi l'attenzione per l'Africa è un impegno, ma è soprattutto, secondo me, un amore, spero corrisposto, ma certe volte inutile. Diciamo così, per usare l'espressione che ho sentito adesso, amore gratuito. Nella lettura, una cosa da sottolineare subito, mi ha colpito molto come Pacem racconta il suo approccio con gli ambulatori del progetto Dream. C'è una parola fondamentale che lei non ha usato, ma che io voglio usare qua, e che è la parola che contraddistingue tutto il progetto Dream e in genere l'attività della comunità di Sant'Egidio. E quella parola è rispetto. Lei a un certo punto confessa ai lettori che era incredula, che pensava di essere presa in giro, che diceva ma non è possibile che questi mi accolgano così, che addirittura si preoccupino, che mi telefonino a casa quando salto un appuntamento per una visita, non è possibile, perché che cosa vogliono da me sostanzialmente, cosa c'è di nascosto? E poi lentamente c'è la scoperta di una generosità di approccio, diciamo anche una parola retorica ma che funziona, che è vera in questo caso, cioè quell'amore che viene dispiegato in questa attività è sottolineato anche nell'esperienza di Pacem. Lei è stata accolta con amore e questo amore le ha permesso di ricostruire la sua vita, di costruirsi
una personalità che è sempre passata, attenzione, non è mai passata attraverso rotture violente, anche il rapporto difficile col marito comunque è passato sempre attraverso sostanzialmente accettazioni e rivendicazione della propria dignità. Dicevamo che i giornali italiani, ma non solo, sono spesso tentati di andare avanti per luoghi comuni e quindi il racconto dell'Africa si basa di questi luoghi comuni, però c'è anche un altro luogo comune che è estremamente vero, che è quello che alla fine la riscossa dei paesi più difficili, dei paesi poveri, dei paesi in via di sviluppo, dei paesi con gravi problemi, passa attraverso le donne. Questo è importante dirlo, perché proprio spero che sia più utile dirlo, perché proprio non sono io coinvolto. Vedere che sono le donne a prendere in mano il proprio destino vuol dire anche poter sperare in un futuro dell'Africa, ma non solo, attraverso le donne. Anni fa ho fatto un viaggio in Africa con Catherine Bertini, che era allora il direttore esecutivo del PAM, del World Food Program. E lei, chiacchierando in aereo, mi ha detto: noi siamo praticamente costretti a dare i finanziamenti, quando abbiamo un piccolo finanziamento da dare alle famiglie, lo diamo alle donne, perché se lo diamo agli uomini c'è il rischio che se lo spendano in alcol, se non lo portino a casa, insomma. E questa è una lezione che in parte è anche l'esperienza di pace. Un'ultima cosa, un'ultima osservazione. Ho letto da poco un libro che parla della filosofia positiva. La filosofia positiva è una corrente di pensiero sviluppata soprattutto in America, che è quasi a metà strada fra la filosofia morale e l'autoaiuto sostanzialmente. Una sorta di elogio dell'ottimismo, provando a semplificare in maniera brutale come siamo abituati a fare noi giornalisti. Bene, in questo libro salta fuori che attraverso la pratica dell'amore si campa di più. Sembra una banalità, ma ci sono dei sondaggi. L'amministrazione americana con Clinton aveva fatto una ricerca e aveva chiesto qual era il segreto della felicità alla gente. E la risposta era stata, sorprendentemente, che per essere felici bisogna essere ricchi, sani, giovani e belli. Alla fine non so se quei soldi potevano essere spesi diversamente che con quella ricerca. Bene, è più invece questa ricerca qua che sto citando, che è nel libro sulla filosofia positiva, è un pochettino più matura, secondo me. E sostanzialmente si dice che si campa di più quando ci si spende per gli altri. Ecco, questa è una chiave di lettura che mi sembra preziosa anche dell'esperienza di Pacem, anche dell'esperienza di Anna Maria, che ho conosciuto, che viene citata nel libro di Pacem, che ho conosciuto in Mozambico, che è anche lei una sopravvissuta che aiuta gli altri. Quindi, insomma, il segreto della felicità credo che sia sempre l'amore. Grazie. Grazie. Grazie a Giampaolo Cadalano, che mi pare che la traccia di questo libro e di questa nostra conversazione sia l'amore. Quindi è qualcosa che ci fa veramente molto piacere e che ci apre grandi orizzonti. Io vorrei anche ringraziare e salutare i graditi ospiti che sono qui tra noi, l'ambasciatore di Russia, l'ambasciatrice di San Marino, tante altre personalità del corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede o presso il Quirinale, tanti amici che sono qui tra noi. E ora vorrei dare la parola a Patrizia Carrano, che è giornalista, critico cinematografico, e ha scritto per il teatro, per la radio, per la televisione. Tra i suoi libri Ma la femmina, La donna del cinema italiano, Le signorine grandi firme, Illuminata e tanti anche racconti molto, molto interessanti. Patrizia Carrano, anche lei, per le sue letture, per le sue conoscenze, per la sua cultura, è una grande conoscitrice del mondo. Mi pare di aver capito che tra i suoi autori preferiti ci sia Salgari, quindi immagino che questa passione, ecco,
abbia portato anche a questo, e condivido con lei anche un'altra passione, che è quella per Brodel, con il suo grande libro sul Mediterraneo. Ecco, e sono contento che sia qui con noi a presentare questo libro e le do la parola. Prego. Allora, grazie. Devo dire che se c'è stata una costante nella mia vita professionale è stata quella di occuparmi di condizione femminile. A 19 anni ero una felice redattrice sotto la guida di Miriam Mafai, e quindi a noi donne. Quindi l'asse, come dire, della condizione femminile sotto ogni latitudine è stata quella che mi ha permesso di guardare il mondo con certe lenti, certi occhiali. Dico solo questa piccolissima cosa di me perché possiate immaginarvi con quale interesse io abbia letto il libro di Pacem. Notando da giornalista, ormai in pensione ma insomma l'ho fatto per 40 anni, che tra le tante malattie del giornalismo c'è anche quella di quel sensazionalismo che non ti permette mai di raccontare bene una realtà che non è immediatamente catastrofica o sentimentale su un individuo solo. In fondo la lezione di Billy Wilder con l'asso nella manica, che dice: se c'è una sola persona che sta male, quella persona diventa un soggetto per la cronaca, e sono tanti, sono solo un numero, è una malattia che nel giornalismo di tutto il mondo e quindi anche nel nostro esiste ancora. E quindi alla fine i malati di AIDS diventano piccole cifre, nel senso piccole nel senso che sono pochi numeri, poi sono grandi moltitudini, di cui il giornalismo internazionale, dunque anche il nostro, parla, come si diceva prima, per slogan. Questo libro fa diventare i malati, e prima di tutto la protagonista di questa grande avventura, delle persone. E mi piace molto aver scoperto il titolo del documentario girato da Maite Bulgari, Contagio Positivo, perché l'ho ritrovato in qualche modo quello spirito nel libro, in una riga di Pacem, quando dice che Dream l'aiuta a trasformare la percezione della malattia da condanna irreversibile a occasione di vita. Questa è una vera rivoluzione copernicana e questo libro la racconta in maniera esemplare, in maniera chiarissima, e la racconta attraverso l'esperienza di una donna, e qui torniamo alle mie lenti, che è sempre e da sempre, non lei ma tutte le donne, sono il vero, reale e negletto motore del mondo. I romanzieri dell'Ottocento hanno fondato tutta la loro letteratura sui personaggi femminili, perché le storie degli uomini o sono le storie di guerrieri, o sono le storie di santi, o sono le storie di matti. Le donne riescono a essere tutte e tre le cose insieme. E quindi sono dei soggetti narrativi, letterari, infinitamente più vitali, più potenti, più trascinanti, così come è vitale e trascinante questa vicenda, che è la storia di un riscatto che non si ferma a un riscatto individuale, ma diventa invece la catena di un riscatto collettivo, appunto di un contagio positivo. Quando ero arrivata a metà di questo libro, ho avuto l'occasione di parlare con un mio caro amico, che tra l'altro è qui ed è venuto ad ascoltare, e gli ho detto: sai, sono a metà, a me sembra che la chiave di questo libro, al di là di quanto e come e con tanta finezza e quanto mi ha insegnato questa avventura, sia che le donne sono sempre il vero asse del cambiamento di un paese e sono anche il sostegno di un paese, lo sono alle più diverse latitudini. Io ho avuto l'occasione di visitare spesso l'Unione Sovietica negli anni in cui, come dire, l'Unione Sovietica era ancora l'URSS, e quella società stava dritta sul lavoro delle donne. E
e parlo volutamente di una latitudine lontanissima, come dire, perché poi alla fine la tessitura del quotidiano, del lavoro, dell'amore per i figli è sempre una tessitura squisitamente femminile. Non voglio essere di parte, ma a me è capitato di dire: trova una persona che sappia lavorare con passione, sappia mettere a tavola i suoi figli, sappia curare i suoi genitori anziani e voler bene agli amici, e scoprirai che quella persona è una donna. Pacem è una donna che è stata capace di diventare davvero l'asse di un grande cambiamento. E quando ho letto la seconda metà del libro, quello che io pensavo di avere intuito, l'ho invece trovato scritto a chiare lettere, a pagina 178 e pagina 79, quando dice, parla della sua convinzione che il futuro e il riscatto non solo degli individui, ma anche dei popoli interi, sarebbe passato dalle donne. Più ci facciamo forza, più ci rendiamo conto dell'importanza delle donne africane nel lavoro, nella famiglia, nella società. E poi qui racconta come le donne, spesso infettate dai loro mariti, vengono poi lasciate. Come dire, c'è un'odissea alla quale le donne come Pacem hanno saputo rispondere con una grandissima forza. Cosa mi ha dato questo libro? Beh, mi ha dato intanto la consapevolezza che c'è un'energia di bontà, non abbiamo paura di usare questa parola, che circola nel mondo, che non sarà forse potente come gli ordigni bellici che vengono messi in campo in tanti luoghi e in tanti paesi, ma che è davvero una reale e potente forza di opposizione contro ogni prepotenza e ogni disgrazia. È un'opposizione, non parliamo di vittoria, però personalmente, quando sono entrata qui, non avevo intuito, forse sono un po' tonta perché sono andata in pensione, quindi quelle antenne che ogni giornalista dovrebbe tenere in esercizio si sono un po' addormentate, ho visto una bella bambina vestita come una principessa del Teatro della Scala, non sapevo chi fosse, e ho detto: ma chi è questa bella bimba paffuta? E invece è la Melinda che io ho incontrato qui, perché un rammarico io ho avuto nel leggere questo libro, cioè di non aver visto una piccola immagine, perché noi siamo anche figli di una società delle immagini, e del resto ci è tanto piaciuto vedere anche l'immagine di Tolstoi quale autore di Anna Karenina col suo banchetto di ciabattino, quindi mi dispiaceva non avere una piccola foto di Pacem e dei suoi figli, o di uno della piccola Melinda. Li ho ritrovati qui e mi sembra, è stato già detto molto, quindi non mi voglio dilungare, che questa sia il degno coronamento di un'operazione che è fatta di carta, di carne, di sangue, di volontà, di decisione, e che, come dire, ha fatto molta strada e tanta altra dovrà farne. Grazie. Grazie. Grazie a Patrizia Carrano per la sua lettura, diciamo, femminile di questo libro, ma anche per le cose così belle che ci ha detto. Abbiamo parlato di amore e abbiamo invece ascoltato da lei il termine energia di bontà, che arricchisce certamente il nostro dibattito. E ora la parola ad Andrea Riccardi. Grazie. Io volevo dire, è difficile raccontare l'Africa per due motivi. Primo, perché nel nostro mondo l'Africa interessa poco. Interessa poco perché sostanzialmente siamo concentrati su noi stessi, sulle nostre crisi. Se io penso che nel 1963 fu fondata a Roma la libreria Paesi Nuovi, proprio dedicata, se vogliamo anche con ingenuità, alle voci, agli studi di quel mondo che emergeva dalla decolonizzazione, e oggi quella libreria è morta, è rinata come un'altra libreria, come una libreria normale,
sia perché non c'è interesse, ed è un segno di piccolezza non avere interesse, perché l'interesse per l'altro fa crescere noi stessi e rende noi consapevoli di quello che siamo, sia perché è difficile. È difficile ascoltare africani che raccontano la loro storia, penso a Kurumà e il sole delle indipendenze. Anche perché per Africa, lo dicevate tutti, si è sempre parlato per eccesso. È l'Africa tutta dei poveri, allora penso Folleroi, i lebbrosi, è l'Africa delle guerre, dal Biafra a Ruanda, finché Catalano quelle guerre ci interessano, perché ormai non ci interessano più, anche perché non sono comprensibili. L'Africa però, come diceva un numero di Limes, non è tutta nera. L'Africa è molto complessa, è Africa di grandi povertà, non facili da narrare, ed è Africa ormai di grandi ricchezze. L'Africa è come tutto il mondo, molto complessa, e occorre finezza e intelligenza per entrarvi. E qui noi abbiamo una donna che racconta la sua storia e racconta la storia di un pezzo d'Africa. È l'Africa vista da una donna. Molte donne africane e molte famiglie, dico famiglie e poi spiegherò perché, si possono ritrovare in questa storia. E in questa storia si vede, lo diceva ora Patrizia Carrano, come il cambiamento dell'Africa, delle società africane, tanto dipenda dalle donne. Questo testo è una storia bella. Abbiamo usato la parola bontà, energia positiva, ma è anche una storia drammatica, dolorosa, ma raccontata in modo lieve, non in modo vittimistico. Come tante volte si avvitano le nostre storie europee, che pure sono drammatiche. Pacem viene da un paese come il Malawi. In Africa ci sono due categorie di paesi. Uno, quando dice vengo dal Sudafrica, va bene, si sa dov'è il Sudafrica. Ma quelli che vengono dal Malawi spesso dicono vengo dal Malawi e continuano. Il Malawi confina con il Mozambico, eccetera, perché si presume che l'interlocutore non sappia dov'è il Malawi. Il Malawi è un paese piccolo, che il colonialismo britannico teneva con un pugno di soldati e un pugno di farmer, che è passato un lungo periodo dopo l'indipendenza attraverso la dittatura paternalistica di Banda e che poi è stato invaso dalla globalizzazione, e uno dei fatti della globalizzazione è stato l'AIDS. E qui ci sono dei quadri della vita del Malawi molto belli, senza retorica. Per esempio, cos'è la fame? È difficile, tu lo dicevi, la fame è difficile narrarla perché si fa piccola nei numeri, lo diceva anche Stalin, quello che dicevi te, la morte di un uomo è un dramma, la morte di un milione di persone invece è una statistica. E ci vuole una capacità, e tu mai te l'hai avuta la capacità nel dare alcune immagini, ma è difficile per esempio parlare della fame, e qui si parla della fame. La prima volta in vita mia che ho conosciuto la fame, era tutto fermo, sospeso, i ragazzi non andavano a scuola perché erano coinvolti nella ricerca del cibo. Cioè, sono pagine molto belle, per nulla enfatiche. Ma direi che tre principali vicende si intrecciano: la famiglia, la malattia e Dream, che è la storia di una dignità ritrovata, oltre che di una guarigione. Direi che questa storia è la storia di una donna nella famiglia africana che vive e subisce la violenza della famiglia africana. In Europa la violenza è quella di essere soli. Spesso
la solitudine ci espone alla violenza, anche se esiste la violenza nella famiglia, esiste molto la violenza nella famiglia e in particolare alle donne. Qui noi ci troviamo con una famiglia in cui si vede che Pacem non domina, non è un interlocutore, non è la protagonista di questa storia familiare. La storia non è solo la storia di lei e James, ma è la storia della grande famiglia. Questa famiglia che si allarga, la scoperta del figlio di James, andare a vivere con la grande famiglia, non essere riconosciuta dai fratelli di lui, dai fratelli più giovani. Insomma, tutta questa vicenda della grande famiglia si vede come una vicenda strutturata per umiliare questa donna, per metterla in un angolo. È bella anche quella pagina sulla separazione da James e poi la riconciliazione, a cui secondo una tradizione partecipa tutta la grande famiglia, e l'unica difesa di Pacem è la sua famiglia. Ma anche qui spiega la storia della fragilità della sua famiglia, il rapporto tra il padre e la madre e soprattutto la terribile malattia della madre. Mamma era malata, ma non aveva voluto dirlo a nessuno. Andava da sola nei migliori ospedali privati della città e si faceva prescrivere le medicine. E la madre di Pacem sente quella sentenza che una generazione di donne e uomini africani hanno sentito: è sieropositiva, non c'è niente da fare. Altra è la storia di Pacem. Anche se Pacem stessa, a contatto con la malattia, sente questa sentenza di morte su di sé. Allora è la storia di questa famiglia, e attraverso la malattia, che diventa da disgrazia occasione, c'è la liberazione di una donna che diventa persona, che diventa soggetto, che scrive la sua storia, che diventa madre dei suoi figli, che senza mai atti drammatici, ma fa il suo percorso. E allora questa donna scopre prima di tutto la dignità, poi scopre la sua libertà ed infine scopre un entusiasmo nel lavoro e nel servizio agli altri. Perché, vorrei dire, questa non è solo una storia di amore, di gratuità, di bontà verso Pacem e verso gli altri malati. Sarebbe quasi di cattivo gusto da parte mia affermarlo, ma è la storia di un circuito che coinvolge i malati stessi. E questo, secondo me, è uno dei grandi significati di Dream. Al di là, li coinvolge, al di là delle appartenenze etniche, al di là delle appartenenze religiose, è la vicenda degli attivisti. E allora, a partire, c'è un modo diverso di vivere la malattia. E qui incontro luce nel racconto di Pacem, che ha voluto raccontarci queste cose, quindi noi siamo autorizzati a parlarne. C'è la negazione della malattia da parte di James, e anche questa vicenda per me sempre drammatica nella vita di un uomo e di una donna, qualunque sia la malattia, e qui siamo in un ospedale, che è l'attesa delle analisi, la lettura delle analisi, il confronto con le analisi, che è sempre il confronto con una sentenza sulla propria vita. E noi sappiamo e leggiamo in queste pagine come la lettura delle analisi all'interno della vicenda di Dream sia accompagnata, perché le analisi possono essere un messaggio diverso se sei solo, se non sei solo, se si apre una prospettiva di speranza, se la lettura delle analisi è l'inizio di un percorso, e qui il percorso è segnato dal pacco viveri, per esempio. Bene, volevo dire allora la storia della lettura di queste analisi e l'idea che si può guarire. La storia di Dream, la storia di Pacem, è anche la storia dell'incontro
con donne soprattutto, ma anche uomini che sono guariti. E qui mi piace ricordare Anna Maria, grande personaggio che viene dal Mozambico, era la prima attivista africana di Dream, colei che ci aveva indicato la strada. Viveva sola con i figli, abbandonata dal marito, dalla famiglia e dagli amici, e i vicini di casa non permettevano che i suoi bambini giocassero con i loro e entrassero in casa. Anna Maria sopravviveva, non poteva far altro. Chi ha conosciuto Anna Maria prima della cura e dopo la cura e nel vivere la cura, con l'entusiasmo di chi aiuta gli altri ad aderire alla cura e coinvolgerli nella speranza, può vedere la trasformazione di questa donna. E mi piace anche ricordarla ora che non c'è più, proprio come una persona che ha dato speranza agli altri. E qui il valore delle attiviste e degli attivisti come dei testimoni della percorribilità di una vita di guarigione, anzi di una vita che va al di là della normalità, che coglie nella malattia l'occasione di riscatto, la dignità, la libertà di questa donna, la dignità. C'è la storia del suo primo stipendio da attivista, che ricorda un po', che è proprio la storia in cui Pacem torna a casa e fa vedere al marito i soldi che aveva guadagnato, ma non glieli dà, ma glieli fa solo vedere. Ed è come il prezzo del suo riscatto. Io credo che questa vicenda mostra quella forza di umanità che ingenera la speranza. Mi è tornato in mente qualcosa che scriveva Solzhenitsyn quando scopre il cancro nel gulag. Dice: ho capito per esperienza personale che le circostanze della vita di un uomo non si esauriscono, addirittura non si definiscono e non costituiscono l'essenziale della sua vita. La storia di queste attiviste va al di là delle circostanze della loro vita. Questa forza interiore che c'è in tutte queste pagine, che prima è voglia di non morire, poi è voglia di vivere e infine diventa voglia di far vivere gli altri. E diciamo che questo libro è il libro di una forza interiore che diventa simpatia per la vita degli altri. Io vorrei chiudere con un'altra osservazione. La grande famiglia, sì, la grande famiglia africana che tante volte schiaccia uomini, ma soprattutto donne e soprattutto bambini, ma questa grande famiglia non è una garanzia. Dobbiamo pensare in paesi in cui non c'è lo Stato sociale, non c'è la pensione, eccetera, ma non è una garanzia. Questo libro è anche la storia della solitudine africana, che è diversa dalla nostra solitudine, tutti soli nei nostri appartamenti, privi di relazioni. La solitudine africana è una solitudine in mezzo alla gente, senza spazio nelle case, tra tante reti. È una solitudine che non ti lascia solo, ma ti schiaccia. E la vicenda di Dream è la vicenda di una persona che scopre una rete che la orienta in questa solitudine, una rete che gli dà dignità, che gli dà libertà. Tutto quello che io dico in modo così, diciamo, teorico, è scritto in queste pagine in maniera davvero leggera. Io penso che questo è un libro bello, un libro da leggere, perché racconta il dramma dell'AIDS, perché racconta una storia bella di riscatto e perché ci permette di conoscere l'Africa dal di dentro, quell'ignoranza dell'Africa che ci fa male. Non solo ci fa male perché non siamo solidali,
ma perché siamo estremamente impoveriti e incapaci di confrontarci con qualcosa di altro, con qualcosa di drammatico, ma anche di grande, e in queste pagine, voglio dire, l'ho sentito anche più grande della nostra misura umana. Grazie. Grazie ad Andrea Riccardi. Penso che quello che lui ci ha detto sulla forza interiore di Pacem può essere riletto in alcune espressioni che sono nelle ultime pagine del libro, quando Pacem scrive: «La scoperta di essere sieropositiva non ha significato la fine della vita, ma l'inizio di una nuova, il principio di un viaggio bello, umano e profondo». E quindi lei ci ha reso partecipi del suo viaggio. Come ora diceva Andrea, non è un viaggio in solitudine, è iniziato in solitudine, ma è un viaggio che lei stessa riconosce aver incontrato un noi. Ho imparato a essere un noi e ho conosciuto persone meravigliose, disposte a donare il proprio tempo e i propri soldi senza chiedere nulla in cambio e condividere le loro emozioni. Molte di queste persone sono qui in questa sala e io, anche a nome di Pacem, le ringrazio, perché insieme abbiamo compiuto questo bellissimo viaggio che ora merita una parola diretta dell'autrice. Distinguished guests, dear friends, it is a great pleasure for me to be with you today. I am very honored that you are here for the launch of my book. This is another chance for me to share my story and my experience with you, in the hope that it may help African women and the sick people, too many of whom still live in difficult conditions. Illustri ospiti, cari amici, sono felice di essere qui con voi oggi ed è davvero un onore per me la vostra presenza in occasione della presentazione del mio libro. È un'occasione in più per me per condividere con voi la mia storia e di descrivere le mie esperienze di vita, nella speranza che questo possa aiutare le tante donne africane e i malati. Sono ancora troppi, infatti, coloro che vivono in una condizione difficile. Near 10 years ago, I discovered that I'm HIV positive, and I started the antiretroviral therapy at Community of St. Egidio Ntengwantenga Dream Center in Malawi. Life is no longer the same when you are diagnosed as HIV positive. At that time, discovering that you are HIV positive meant being given a death sentence. Sono trascorsi 10 anni da quando ho scoperto di essere positiva all'HIV e da quando ho cominciato il trattamento con gli altri retrovirali presso il centro Dream di Mutwengo in Malawi con la comunità di Sant'Egidio. La vita non è più la stessa quando ti è diagnosticato di essere HIV positivo. In particolare, in quegli anni scoprirsi HIV positivi corrispondeva ad una condanna a morte certa. I went through a very difficult period because of stigma, discrimination, fear and isolation, and because of this my family broke up too. Ho attraversato momenti molto duri: lo stigma, la discriminazione, la paura, l'isolamento e la rottura del nucleo familiare. But life is still there when you have access to therapy. It is ready to start again. Ma la vita è lì quando si ha accesso alle cure ed è pronta a ricominciare ancora. When life does start again,
The benefits are not only for the person in treatment, but also for the family as a whole. I benefici, quando la bici riparte, non sono solo per la persona che riceve il trattamento, ma per tutta la famiglia. Thanks to the treatment, every woman, every mother is again able physically, financially and emotionally to support her family, and this is what has happened to me. Grazie alla cura, ogni donna, ogni madre è di nuovo in grado di sostenere l'intera famiglia fisicamente, finanziariamente ed emotivamente. Così è accaduto a me. I have passed through hard times, but now I am a new strong woman. Ho attraversato tanti momenti di difficoltà, ma ora sono di nuovo una donna nuova e forte. I have received a lot in life, free of charge, and now this is the right time to try and give back at least a little of what I have received, using my voice to bear witness to energy and the strength of power of resurrection that has changed my life. Ho ricevuto molto nella mia vita, l'ho ricevuto gratuitamente. E ora è il momento opportuno per provare a restituire almeno un po' di quello che ho ricevuto, testimoniando con la mia voce, la mia energia e la mia potenza la forza della resurrezione che ha cambiato la mia vita. I want to fight because I believe that the right to life should always be respected and defended, above all when life is weak and sick. Voglio lottare perché credo che il diritto alla vita deve essere sempre rispettato e difeso, soprattutto quando la vita si presenta debole e malata. This desire has led me to tell my story, to make it public and to put it in a book, as I hope it is an instrument that will give courage to many people in my beloved country and that it will let the Western world know something about the life in Africa. Questo desiderio mi ha spinto a raccontare la mia storia, a renderla pubblica e a raccoglierla in un libro. Spero che questo sia uno strumento per dare coraggio a tanti nel mio amato paese e per far conoscere al mondo occidentale un pezzo della realtà dell'Africa. As I said before, I found about the Dream Program in 2005 when my daughter and I were both seropositive. Unfortunately, my daughter was born. The time my daughter was born, there was not yet an effective treatment for the prevention of mother-to-child transmission of the virus in my country. This was introduced by the Dream Program a few months after Melinda was born. Grazie, Mama Dream. Come dicevo prima, ho conosciuto il programma di Dream nel 2005. Quando io e la mia figlia siamo scoperte sieropositive. Purtroppo, quando è nata mia figlia, nel mio paese non era possibile ancora un trattamento efficace nella prevenzione della trasmissione del virus da madre a figlia. È stato introdotto infatti dal programma Dream solo qualche mese dopo la nascita di mia figlia Melinda. Grazie mamma Dream. I want to speak from my heart. Meeting Dream was my salvation. None of my relatives or friends would have been able to pay for the treatment and health services I needed. Discovering a center where the treatment was free of charge was a blessing for me. Viva Dream. Lo voglio dire dal profondo del cuore. Con Dream, l'incontro con Dream è stato per me una salvezza. Nessuno dei miei parenti o degli miei amici sarebbe riuscito a pagarmi le cure e i servizi di cui avevo bisogno. Scoprire un centro dove la cura è gratuita è stata per me una benedizione. So I started receiving therapy together with my daughter. God listened to my prayers and today I'm here, alive and in good health, with my daughter. One can be reborn in this life and I really was reborn. E allora ho iniziato a ricevere il trattamento insieme con mia figlia. Dio ha ascoltato le mie preghiere ed oggi io sono qui, viva, in buona salute e con mia figlia. La vita può rinascere e per me è rinata davvero. Today I live a meaningful life, full of plans, health and dreams for the future. I have a strong feeling of my mission now, to be a living testimony for other people and a pillar that others can lean on. Oggi vivo una vita piena di significato, piena di amici, di salute e di sogni per il futuro. Sento forte oggi il senso di una missione.
quello di essere una testimonianza vivente per gli altri ed un pilastro a cui altri possano aggrapparsi. This is why from the beginning I decided to be a testimonial for Dream program and I contributed to the settings up of Dream in my country to encourage women like myself and the other sick people. Per questo ho deciso fin dall'inizio di partecipare al programma Dream come testimonial e ho contribuito alla nascita del movimento I Dream nel mio paese per incoraggiare le donne come me ed i malati. My commitment is to give hope to those desperate pregnant mothers who come to the health center without knowing that tomorrow can be another beautiful day, that there is a future for them and for their children. Il mio impegno è quello di ridare speranza alle madri incinte e disperate che arrivano al centro di cura, senza sapere che domani può essere di nuovo un bel giorno e che c'è un futuro per loro e per i loro figli. I am a living witness to this path. I understand how painful is it when you discover you are HIV positive, because I have experienced it myself. But at the same time, I can testify that finding that you are HIV positive is not the end of life, but the beginning of another new life. Io sono la testimone vivente di questo percorso. Posso capire quanto sia doloroso quando ci si scopre HIV positivi. L'ho vissuto sulla mia pelle, ma allo stesso modo posso testimoniare che scoprirsi HIV positivi non è la fine della vita, ma l'inizio di una nuova vita. Every time a baby boy or a baby girl is born free of HIV/AIDS in our center, and that is almost 100% of them, we have a big party because he or she is like a new member of our family, another child of Dream, the dream that will contribute to the development of our country. Ogni volta che nasce un bambino o una bambina che non ha l'AIDS nel nostro centro, e sono quasi il 100%, facciamo una grande festa, perché lui o lei è come un nuovo membro della nostra famiglia, un nuovo figlio del sogno di Dream, che contribuirà allo sviluppo del nostro paese. In many African countries, we already have a new population of children who are growing up healthy and who are our future and they are our hope. Abbiamo già in molti paesi africani un nuovo popolo di bambini che stanno crescendo sani e sono il nostro futuro, sono la nostra speranza. In the Dream program, over 20,000 children have been born HIV negative from seropositive mothers. Nel programma Dream abbiamo più di 20,000 bambini che sono nati HIV negativi da madri sieropositive. People often talk about riches of Africa, about its natural resources, but I think the most important richness of Africa is its people. Spesso le persone parlano della ricchezza dell'Africa, parlano delle sue risorse naturali, ma io penso che la più importante ricchezza dell'Africa sia la sua gente. So I'm committed in administering therapy for the sick children to help their mothers not to lose hope. I teach them how to look after their children, how to help them grow up happy, which is what I do for my daughter Melinda. E per questo mi impegno anche per la cura dei bambini malati, per aiutare le madri a non perdere la speranza e gli insegno come prendersi cura dei loro figli, come aiutarli a crescere felici, così come faccio io con mia figlia Melinda. Sometimes the society considers our children useless, children who cannot contribute to the future of well-being of our people. They are considered as children without a future and they are often discriminated at school by their schoolmates and by their teachers. A volte i nostri figli nella società sono considerati come inutili, bambini che non possono contribuire al futuro e al bene del nostro popolo. Sono considerati bambini che non hanno un futuro, spesso discriminati a scuola dai compagni e dagli insegnanti. It is different now in my life and many other people's life. Thanks to the Dream program, the dream has become a reality. Grazie al programma Dream, ora è diverso. Nella mia vita e nella vita di molti, il sogno è diventato una realtà. The treatment gives back dignity and the future to women, children and sick people. È la cura che restituisce la dignità e il futuro alle donne, ai bambini e ai malati. I have been through the pain and the desperation caused by HIV and AIDS and by discrimination, but today I'm a witness to a new life that can start after access to triple therapy. Sono passata attraverso il dolore, la disperazione causata dall'HIV e dall'AIDS e dalla discriminazione, ma oggi sono testimone di una nuova vita che può iniziare dopo l'accesso al trattamento con la triterapia. I am a living proof that children can be treated. My daughter Melinda
is well and she is also like a little activist because like me and together with me, she shows that there is a future and with her life, she states that every human being has the light to a future. Sono la prova vivente che i bambini possono essere curati. Mia figlia Melinda sta bene ed è anche lei una piccola attivista, perché come me e con me dimostra che esiste un futuro e afferma con la sua vita che ogni essere umano ha diritto al futuro. She is strong, intelligent, beautiful. She wants to grow up and go to school. I'm very proud of her. È forte, intelligente, bella, desiderosa di crescere e di andare a scuola. Sono davvero orgogliosa di lei. Thanks, Dream, for the precious gift of life that you've given us. Grazie Dream per il prezioso dono della vita che ci hai dato. For I, my family and Africa. Per me e per la mia famiglia, per tutta l'Africa. In the book I have talked about my life. Nel libro ho voluto parlare della mia vita. I wanted to let people know about my story. Volevo far conoscere la mia storia. A small story about a woman who lives on the outskirts of the world, which is what I am today. La storia di una donna che vive nella periferia del mondo, cioè quello che io sono oggi. I really hope that my testimony will be useful for this. E spero che la mia testimonianza sia veramente utile per questo. What I say in my book is what I've really experienced. Quello che ho racconto nel mio libro è qualcosa che ho sperimentato personalmente. I would like to thank the community of Sant'Egidio. Vorrei ringraziare la comunità di Sant'Egidio. For having always believed in Africa. Per aver sempre creduto nell'Africa. And in its people. E nella sua gente. And for having created a dream program. E per aver creato il programma Dream. Even now I sometimes wonder how it is possible that I'm still alive. E anche adesso mi ridomando spesso com'è possibile che stia viva. I would have not been here today without Dream. Non sarei stata qui oggi senza Dream. Dream has been my mother. Dream è stata la mia madre. Is my mother. È mia madre. And a source of inspiration for my life. È l'ispirazione per la mia vita. I would like to thank you. Vi ringrazio. Kind speakers. Oratori. Distinguished guests. Invitati. For listening to my words. Per aver ascoltato le mie parole. For having read my book. E per aver letto il mio libro. And I'm asking you. E vi chiedo. Not to forget Africa. Di non dimenticare l'Africa. Not to close your eyes to the cry that rises from this continent. Non chiudete i vostri occhi e le vostre orecchie al grido che nasce e sorge da questo continente. Together we can do so much. Insieme possiamo fare tanto. Viva la Africa, viva! Grazie. Vuoi dire qualcosa? Anche Melinda ci vuol dire qualcosa. Dear mother, Dream, I am Melinda and I was 8 years old. I want to thank you, my dear parents, for the love, care, and support of Africa. Mamma Dream, io sono Melinda e ho 8 anni. Voglio ringraziarvi voi, miei parenti carissimi, per l'amore, l'attenzione e il sostegno per l'Africa. I want to thank you of the bright future which you have given me. Vi voglio ringraziare anche per il brillante, il gioioso, il radioso futuro che mi avete dato. Thank you for the life of my mother, Pasem. E grazie per la vita di mia mamma, Pasem. Long live Dream. Viva Dream. Thank you. Si trova.